Restiamo sempre sulla costa toscana per parlare del porto di Livorno che cerca di espandersi sul ricco mercato delle crociere provenienti dagli Stati Uniti. È partita una campagna di promozione, ce ne parla Edoardo Chiozzi. Alice è un'adolescente americana, guidata da un bianconiglio livornese, va alla scoperta del suo paese delle meraviglie, la Toscana. È la trama del cortometraggio Alice Adventures in Tuscany, un film nato per promuovere negli Stati Uniti i luoghi meno conosciuti della nostra regione. L'idea fa parte di una sorta di gemellaggio che la regione e il porto di Livorno hanno avviato con la Florida e Miami. Questa bella iniziativa di marketing territoriale che è nato per valorizzare il porto proprio come porta della Toscana. In programma anche uno scambio tra studenti di scuole toscane e statunitensi, ma l'obiettivo di fondo è la promozione della Toscana come attracco per le crociere internazionali, un settore che negli ultimi anni è in rapidissima espansione. Noi dobbiamo cercare di mettere a sistema e a valore le opportunità che questa occasione ci dà, perché oltre all'approdo significa offrire attraverso la Toscana, la costa, ma non solo, le città d'arte, una serie di offerte ulteriori per la domanda di turisti molto particolari e nuovi per il nostro territorio. Già oggi il traffico delle navi da crociera produce per Livorno un giro d'affari di circa 20 milioni d'euro e il porto si sta attrezzando per superare il traguardo del milione di passeggeri all'anno. Il piano regolatore portuale, di cui molti parlano con riferimento alla piattaforma Europa, cioè l'espansione per il traffico commerciale, in realtà contiene la previsione della destinazione al traffico crociere di una grossa fetta del porto cittadino di Livorno che oggi è destinata al traffico mercantile.